Signori, allora volevo fare una cosa, ma è successo totalmente altro perché credo di aver scoperto il bug della vita. Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Nell'ultimo abbiamo costruito la nostra macchina da corsa ed in questo episodio, che è veramente fortuito, e ve lo spiego anche perché stavo modificando un attimino questa zona qui, perché effettivamente era un po' bruttina, però poi mi sono detto, vabbè, Frank, scusami, ma perché non lo fai in video? Perché magari qualcuno vuole fare una decorazione in stile giapponese e non sa come farlo. E quindi, signori, ecco che arriva in aiuto il caro buon vecchio Frank, che vi fa tante costruzioni. In realtà questa zona voglio migliorarla, voglio iniziare a decorarla proprio in stile giapponese, in virtù del fatto che poi lì ci sarà la costruzione più grande di questa zona, perché sapete che qui ci sono tante piccole zone, voglio portarmi avanti, poi voglio andare a vedere anche tutti gli altri draghi, insomma sapete che voglio fare un bel po' di cose. Quindi direi di incominciare prendendo un pochino di robette. Vedete che già nell'inventario ho farmato un pochetto, tra l'altro ho farmato anche le tavole di bambù, e visto che sto, per non perdere tanto tempo, metto questi a crescere, tipo qua e qua. Poi quando cresce, cresce perché ho lasciato il fertilizzante, non ce l'ho, e buonanotte. Quindi andiamo qui in costruzione, ci facciamo delle altre slabine, ne ho fatte forse un po' troppe, lascio questo, prendo questo e iniziamo a fare il solito pattern che mettiamo noi per terra. Quindi con la pietra, ecco, no, questo è proprio il punto in cui non metterlo purtroppo, andiamo a fare un po' di questo, signori, andiamo a fare il pattern centrale della strada, insomma, che ci servirà? Qui ci saranno due scale, qui ci sarà un'altra scala, quindi facciamo così, qui un'altra scalina ancora, anche perché ho fatto un po' di robettine interessanti, non solo qui, ma anche per quanto riguarda questa zona, ovvero quella della farm di alberi. Riprendiamo le nostre slabine, riuscissi a metterne una nel punto migliore, che ne pensi di non sbagliare più? Facciamo così, così, così e arriviamo fino qua. Poi c'è questa cassa che effettivamente andrebbe un attimino tolta. E arriviamo qua. Ora, di qua credo che molto probabilmente utilizzerò un altro pattern. Vedete che cosa ho fatto? Ho allargato perché lì giù effettivamente saltare sempre è una gran rottura di bolle. E quindi faremo così. Adesso andiamo a terminare prima tutta questa parte qui. Quindi in questo modo poi mettiamo anche la striscia centrale di legno, che è il solito pattern che utilizziamo, e poi facciamo anche un po' di decorazione. Vedete qui ho messo del legno di piovo perché ci può tornare utile. Quindi facciamo questa parte e ci vediamo tra pochissimo. E dunque, signori, ho terminato il pattern, come potete vedere da questo lato qui. Adesso abbiamo un bel sentierino e ho aggiunto un pochino di cose che adesso vi vado a spiegare. Innanzitutto ho aggiunto gli alberi che cresceranno al momento, come vi ho detto, non ho fertilizzante, quindi non posso farli crescere, ma entro la fine dell'episodio saranno cresciuti. E poi, come potete vedere, qui c'è del pioppo, mentre qui no, qui invece ci sono, c'è il legno di albero di pesco. Perché questo? Perché è una zona giapponese, qui c'è un portale tori e mi sono detto perché non replicare in miniatura il portale tori. Quindi che cosa voglio fare? Mi alzo di 4 blocchi, faccio così, mi alzo di altri 2 e faccio così. Molto semplici, poco dettagliati, l'importante è che la struttura ricordi vagamente quella di un portale tori. Quindi a questo blocco dobbiamo uscire, credo di sì. Ci alziamo di un altro e mi pare che quello invece va un po' più sotto, quindi questo qua lo andiamo a rompere, facciamo così e facciamo così. Direi che mi garba, mi gusta, anche perché il portale tori ha sia quella striscia di là che questa striscia così. Eccolo qua, veramente semplicissimo, guardate, è diventato quasi un portale. Noi passiamo da questo portale, non abbiamo chiaramente solo quel portale tori, ma abbiamo anche questo. Ok, vediamo un attimino com'è venuto. Bene. Che figata, ne manca un altro. Perfetto, signori. L'idea qual era? L'idea era tipo di fare una cosina del genere, in modo tale da dargli comunque un senso di movimento, cioè nel senso non è solo questa struttura qua campata in aria, ma c'è qualcosina di più. Ok, sì, signori, era proprio quella a cui stavo puntando, guardatelo. Molto semplice, molto basilare. Non ci passa nemmeno tanta luce perché purtroppo non è molto grande, però così mi piace, e a questo punto direi di andare a modificare un attimino anche quelle che sono
questi blocchetti qui di pioppo, e direi di utilizzare lo stessissimo pattern che abbiamo utilizzato per il ponte. Vi ricordo che il ponte l'abbiamo fatto con il buon Maru, che molto probabilmente tornerà per costruire l'ultimo, diciamo l'ultima costruzione di questa zona, spero sia l'ultima, poi magari la possiamo anche allargare, chi lo sa. Vediamo se mi dà la possibilità di fare questo. Sì, facciamo anche, ci riesco. Ok, e direi di farlo anche per gli altri, trovando tra l'altro un bel modo per poter illuminare tutta questa zona, perché effettivamente sì, stiamo costruendo tantissimo ma è pochissimo illuminata, quindi tante volte capita di trovare un po' di mostri. Quindi andiamola ad illuminare, andiamola a migliorare e vediamoci tra pochissimo. Signori, allora, volevo fare una cosa ma è successo totalmente altro, perché credo di aver scoperto il bug della vita. Che tipo di bug vi starete chiedendo? Bene, signori, ve lo spiego, perché stavo qui che stavo minando un attimino un po' di questi materiali e mi sono reso conto che stavo finendo gli achievement. Ora, come posso finire gli achievement se sto semplicemente minando, o meglio prendendo del bambù? In realtà non lo so. Ma che cosa succede? Guardate un po'. Prendiamo questo bambù, tutto molto normale, ora magari lo sto facendo vedere però non succede. Guardate un po', se io vado qui e vado in altri, e per esempio, sapete che io non ho preso 100 gravity, ore gravity, no? Però ne ho 108, se clicco qui ne ho 126, mentre questi 155, ricordiamoci 126. Guardate che cosa succede se io mino praticamente il bambù. 126, ve lo state ricordando? Io sono qui, non sto facendo tagli, non sto facendo nulla, ho minato questo perché praticamente è quello che è diventato, ho minato questo bambù. 126, signori, ve lo ricordate? Ve lo state ricordando? Siete ricordanti tutti? Signori, 130... E io rido troppissimo, perché che cosa sta accadendo in questo gioco? Ho scoperto un bug incredibile. E quindi sì, visto e considerato che gli ore gravity e gli altri ore sono un attimino un po' difficili da minare, forse effettivamente noi potremmo andare e rimanere qui per tipo tutta la puntata a prenderci il nostro caro e buon vecchio maltolto, perché vogliamo prendere foglie di bambù, e quindi è quello che dobbiamo fare, quello che farò. E voglio a sto punto lasciare un attimino da parte la decorazione per sfruttare proprio questo bug, che a sto punto sapete che vi dico, buono come il pane, perché se ci pensate, prendere gli ore gravity è tipo impossibile, è tipo difficilissimo, perché mi è arrivata innanzitutto questa quest qui della lana, credo 2936, e ci può stare perché effettivamente l'ho fatto, ma funziona anche con gli altri 464. Vediamo un attimino, scusatemi, vediamo quali, no, questi delle ossa no, 124 sicuramente no, però questi ore 214 io non credo di aver, ne ho presi tanti di diamanti, che sia chiaro, però non ho fatto tutta sta robetta, quindi eravamo a 155 tipo, adesso io non voglio uscire, 146, dobbiamo arrivare a 500, riuscirò in questo video? Probabilmente no, però signori, 100 quanti erano? 100, che dupacchio ogni volta che devo scendere, guardate quanto sono diventato veloce, 146, 175, quindi io vado a minare questo bel bambù, prendo tutti questi bei villarozzi di bambù e scopro che sono salito di tipo tantissimo, 160, guarda, totalmente gratis, grazie ore di rame. Queste sono impossibili da fare, e questo è forse uno dei metodi migliori. Sarebbe bello se si potesse fare anche con le gemme, con le rune. Ma che figata, abbiamo scoperto il bug della vita. Questo è probabilmente uno dei bug più grandi di tutta Mini World, signori, se ci pensate. E sapete che vi dico, io ho un po' di fertilizzante a questo punto, metto da parte un attimo la decorazione, che continuiamo nella prossima puntata, e mi vado a terminare, spero almeno di terminarla, tutta questa, diciamo tutte queste missioni, perché a 500 è una palla incredibilmente grande. E quindi, siccome non lo voglio fare e ho paura che qualcuno lo possa comunque fixare, visto e considerato che ci sarà questo video, lo vado a fare, signori, e ci vediamo tra pochissimo. E dunque, signori, non ci è voluto nemmeno poi tanto tempo, ma credo di essere arrivato quasi alla fine delle quest, guardate qui.
Ve lo faccio vedere, ci troviamo a 4,85 per le ordirame e 4,56 invece per gli Horus Gravity. In teoria con questo dovrei forse terminarne uno, però devi crescere. Ok, eccola, vado a fare così, vediamo se mi arriva qualche... No, non è ancora arrivato niente, probabilmente con l'ultimo, io lo spero. Signori, andiamo a vedere. Ti prego, cresci, non è... Oh, guardo... È uno zozzo. E devo dire che ci sta volendo un pochino, devo essere onesto. Però ne vale la pena. Signori, ne vale veramente la pena, perché altrimenti quella, proprio quella queste, tipo, ok, tipo non la faremo mai nella nostra vita. Quindi che quanto ci manca? Voglio saperlo. Quanto mi manca per terminare questa quest che mi ha di 4,94 e 4,65. Ok, devo dire che effettivamente non è che ci voglia poi così tanto, quindi andiamo a vedere se i nostri porciolini, i nostri porcozzi hanno fatto un altro pochino di fertilizzante. Ci dovrebbero bastare circa forse 4 pezzetti, dovremmo far crescere l'albero, teoricamente ogni tanto cresce con 4, ogni tanto cresce con 3, ogni tanto cresce con 2, chi ci ha capito niente. Allora, andiamo a fare così, vediamo, niente, liscione, super liscio, però abbiamo 4 pezzi, signori, vogliamo rischiarla? Vogliamo rischiare questi 4 pezzi? Rischiamone almeno 5. Quindi faccio così, un attimo, riprendo il grano e faccio questo. Faccio così, butto questo e riprendo il grano. Guardate che cosa devo fare, perché sono strapieno di tutto. Ridammelo però, ladro. Qui facciamo così, butto, ok. Questa dovrebbe essere l'ultima, l'ultimo atto di questa super missione che abbiamo quasi portato a termine, ovvero farmare dei materiali altrimenti non farmabili. Sì, me ne hanno dati troppi, me ne hanno dati veramente tanti, grazie. 8 pezzi, signori, questa sarà la resa dei conti per le Horus Gravity, una delle missioni probabilmente più difficili di tutto il gioco, perché sono 500 mega frasche, 500, mica trippa, non c'è trippa per gatti in questo caso, o non c'è fertilizzante per porci, però wow, c'è 500, tra l'altro questo significa che io ho minato 500 di questi, cioè nel senso, parliamone, ne ho, non dovrei più avere problemi di bambù nella mia vita, però non è mai risaputo che il bambù non è mai troppo. Allora, vediamo se riusciamo a terminarla, signori, ti prego. Sì, guardatelo, l'ho finito. E adesso mi vado a terminare anche l'altro. Detto questo, signori, vediamo se riesco a farlo con voi, proprio tipo all'ultimissimo, perché ho beccato questo che tra l'altro ci dà tipo 10 livelli. Che schifo, guarda quanto è impossibile questa missione, 10 livelli per terminarla. Vediamo se non è cresciuto. E va bene, signori, quindi io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Oggi abbiamo scoperto un nuovo bug e nelle prossime puntate andremo a terminare quella zona. Mi dispiace, l'abbiamo lasciata tipo a metà, ma non è colpa di nessuno, purtroppo abbiamo avuto qualcosa di più importante da fare. Grazie mille ancora per essere rimasti, signori, come sempre, se non siete iscritti iscrivetevi. Ci vediamo in un prossimo video, ciao.